essere o non essere. Questo è il dilemma. Se sia più nobile soffrire colpi di fionda e oltraggiosa fortuna o prendere armi contro un mare d'affanni e opponendosi por loro fine. Morire per dormire. Ma cazzo, non c'è un dormire invasivo? Io ho sempre sonno. Sono andato a un funerale, prima panca, il prete comincia così: siamo qui per dare l'estremo saluto a Mario che si è addormentato per sempre. Mi è scappato, che culo. C'era lì vicino la vedova e i parenti, non hanno apprezzato, no? Mi hanno fatto un daspo. Adesso non posso più andare ai funerali né in casa né in trasferta. Ma Mario faceva l'agente immobiliare, ne ha veduto lui in casa mia. Era lì che tesseva le lodi del parquet coi chiodini. Il parquet coi chiodini, quello che tu ci cammini su e fai gnec, 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 soprattutto di notte. Sì, quanto l'ho pensato Mario, alla fine ci è rimasto secco. E per essere sicuro che non mi vendesse ancora il parquet coi chiodini, ho pensato personalmente a sigillare la sua bara. Sì, coi chiodini. Va bene, non sono sempre così cattivo, perché quando non dormo mi trasformo, mi dimentico le cose, sono distratto, non mi ricordo più niente. Dopo una notte insonna sono entrato in cucina, ho visto una donna, neanche male. Cosa fai tu qua, donna? Chi sei? Cosa fai qui, casa mia? Lei si è girata, mi fa: sono la moglie di un coglione. Prendo atto. Che poi, sta cosa che vai in paradiso e hai 72 donne, non è che mi alletta così tanto. Onestamente non me ne frega neanche che siano vergini, al contrario sono molto preoccupato che ci sia un solo bagno. Io poi personalmente vivo con 3 donne, mia moglie e 2 figlie, persone molto riservate, discrete, chiuse, molto chiuse in bagno. Sono molto silenziose normalmente, a meno che io stia cercando di dormire, non sia il cuore della notte, allora in quel caso si attaccano alla corda dello sciacquone come Tarzan alla liana, dopo aver sfondato la porta del bagno e sventrato la porta della camera da letto e installate 2 cazzi da 300 watt alla tazza del water. Per il resto sono silenziosi. Fossero soltanto loro il mio problema, no? Quanto è bello quando vai a dormire dopo una dura giornata, eh? Metti nel letto, dici la tua preghierina, bevi un goccino di grappino, leggi 2 o 3 pagine, eh? Sei lì che quando fai così con la bocca. Miau! Dimenticavo un gatto castrato, si chiama Pirillo. Mi piacerebbe tanto castrarlo un'altra volta. Questo stronzo applica molto bene il principio dantesco del contrappasso. Se non me lo ricordate vi faccio un esempio. Lui dice: mi avete tagliato i coglioni, bene, adesso io vi rompo i coglioni per il resto dei vostri giorni. Ha studiato la Divina Commedia lo stronzo. Comunque l'ho sistemato per le feste io. Sì, sono andato in un negozio di articoli per animali, ho chiesto: avete roba per i gatti? Guardi, non si preoccupi, avevo tutti gli articoli per tutti i tipi di gatti. Fantastico, allora mi dia una fionda per un gatto da 5 kg. In genere questa battuta è divisiva, quelli che hanno il gatto ridono, a meno che non li tenga svegli. Comunque, il gatto non è l'unico elemento di disturbo, ce ne sono tanti. Ad esempio, i coglioni che alle 4 di notte suonano il clacson. Ma che cazzo suoni un clacson alle 4 di notte che non c'è nessuno? Sono quei frustrati che vanno in casa, non riescono a litigare con nessuno, tornano in strada e litigano con i semafori. Io sono un caso di un contribuente felice, sono contento perché vedo che i soldi che io pago vengono spesi molto bene dal mio comune, il comune di Milano,
e ne rendo conto grazie ai cardi della nettezza urbana tipicamente nel cuore delle notti dei giorni feriali. Vi definirete così un po' avanti con gli anni. Comunque io cerco di mantenere sempre un contatto con i giovani, cerco di capire che cosa dicono i giovani, che cosa pensano i giovani, che cosa parlano i giovani, e questo grazie al bar sotto casa avviene sempre tra le 2 e 3 di notte. Il problema del sonno non è un problema da poco, non è un problema da poco il problema del sonno. Se io avessi il mio peggiore nemico, prenderei una ruspa e demolirei lo stabile in fronte a casa sua. È quello che fanno a me. Allora io vorrei prendere l'occasione oggi per lanciare un messaggio. Ovunque tu sia, caro guidatore della ruspa, un giorno morirai, io prenderò una ruspa e vorrò rivoltare la terra davanti alla tua tomba. No, farò di più, noleggerò un organo da chiesa e lo installerò come clacson polifonico sulla ruspa. Se muori prima tu. Se muoio prima io, ti apparirò in sogno come il batterista degli Iron Maiden e picchierò con violenza i piatti della mia batteria. Indovina un po' chi sarà il piatto più grande, caro guidatore della ruspa. Vabbè, comunque, c'è un lato positivo in questa storia. Alla fine ho imparato diversi metodi per addormentarmi. Uno molto valido, ve lo consiglio, è quando cercate di addormentarvi, pensate a qualcosa che vi fa sentire persone di successo, persone che hanno lasciato un segno su di questa terra, persone che saranno ricordate negli anni. Nel mio caso sono prima Fantacalcio. Grazie, ero prima fino oggi pomeriggio, spero che non mi abbiate portato sfiga chi sia ancora primo stasera. A volte chiedo anche a mia moglie dei consigli, ascolta amore, ma come cacchio faccio? Non riesco a dormire. Allora lei mi ha consigliato una tisana diuretica, funziona benissimo, mi alzo a pisciare ogni 10 minuti. No, comunque dormo bene, eh? I primi 5 minuti sì. Ho preso dei grandi metodi classici, contare le pecore, eh? Lo faccio così, così tanto, così con passione, che alla fine il pastore si è insospettito. Le provo tutte, però alla fine finisce che mi giro nel letto, sinistra, destra, destra, sinistra, è un continuo girarsi nel letto. Alla fine mi sono fatto una chiara idea di che cosa provi una cotoletta impanata. Alla fine però ce la faccio, alla fine mi addormento, non è che mi addormento, vado in letargo proprio, come gli orsi, eh? L'ultima volta infatti mi ha risvegliato una vocina, dai Checco svegliati ormai è ora, no dai per favore, ancora 5 minuti, voi mi depunto. Faccio delle dormite lunghissime, l'ultima volta sono andato a dormire, che mi ricordo, avevo un pigiama spesso così, 2 coperte di lana e una stufetta. È passato così tanto tempo che alla fine mi ha svegliato mia moglie con il comando svegliati Checco che dobbiamo andare in spiaggia. Nel frattempo era passato così tanto tempo che mi sono risvegliato che avevo 2 figli in più. Evidentemente sono una macchina da sesso anche quando dormo. Così mi ha detto mia moglie. Va bene. Una volta ho rischiato veramente grosso, però qua non sto scherzando. Ho rischiato veramente grosso, dormivo così della grossa che pensavo che fossi morto. E mi hanno fatto il funerale. E mi stavano per seppellire. Mi sono svegliato appena in tempo perché mi sono ricordato che dovevo spostare la macchina per il lavaggio strada. Insomma, per chiudere, essere o non essere, questo è il dilemma. Ah ragazzi, volendo scegliere, preferirei dormire. Grazie. Checco, do per voi. Checco.